Benvenuti in questo nuovo video. Oggi Luisa mi ha chiesto di disegnare una rosa. Ho già disegnato una rosa in un altro video, però ho disegnato una rosa chiusa. Adesso disegneremo una rosa aperta. Allora, la rosa sbocciata, quindi con i petali aperti, è un po' più difficilotta da disegnare, soprattutto per chi è all'inizio, però è un ottimo esercizio per il chiaroscuro, perché vi permette di esercitarvi realizzando varie tonalità di chiaroscuro. Bisogna giocarci molto. Io sto partendo dal centro per creare poi una specie di vortice. Vedete come man mano apro i petali, disegno i petali che sono avvolti. Teniamo sempre presente che al centro abbiamo un bocciolo del genere. Così. Parte tutto dal centro, poi man mano, ecco, disegniamo questi petali. Io sto già realizzando il chiaroscuro, perché dopo è un macello, è un po' un casino spostarsi tra un petalo e l'altro. Il chiaroscuro dove va fatto più chiaro, dove va fatto più scuro. In questo modo invece mi aiuta. Bisogna realizzare delle parti più scure interne che poi vanno man mano ad aprirsi. Ecco, adesso facciamo un altro petalo che si apre qui, un po' più aperto. Qui bisogna essere abbastanza delicati e io che ho il tratto nervoso devo controllarmi, perché sapete, oramai credo che avete iniziato a conoscermi, e ho una mano un po' ribelle che ogni tanto impazzisce e vuole tratteggiare, scarabocchiare. La devo un po' tenere. Però vi garantisco che è un bel esercizio che vi consiglio di fare anche a chi è che non piacciono i fiori, anche se secondo me i fiori sono un bel soggetto, ripeto, soprattutto perché vi permettono di sciogliere tanto la mano. Magari adesso non si capisce ancora tanto quello che sto facendo, poi man mano che vado avanti capirete di più. Purtroppo bisogna fare questo vortice di petali che si aprono, man mano si aprono, e quindi tra un petalo e l'altro va realizzato del chiaroscuro per far capire che si tratta comunque di un petalo. Vedete, parto dall'interno man mano per andare a schiarire più scuro e poi schiarisco.
qua è più scuro per far distaccare gli altri petali dietro, bisogna scurire. È tutto un gioco di mezzi toni e contrasti. Man mano che disegniamo i petali più grandi, non dimenticate di farli un po' più smangiucchiati. Cosa voglio dire? Perché? Perché più il petalo è grande, più è sottile e quindi è più delicato e sono un po' più smangiucchiati. Ok ragazzi, adesso non voglio fare il disegno con il marker, però utilizzerò il marker per ricalcare meglio alcune linee e magari anche alcuni contrasti. Giochiamo un po', vedete questi particolari intendo recuperare, vediamo un po' se ci riusciamo.
Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se vi va, potete seguirmi anche su Instagram, su hashtag ubaldo.info. E per chi vuole imparare a disegnare, sotto al video vi ricordo che si trova il link del nostro blog, dove troverete una serie di lezioni gratuite per imparare a disegnare. Fateci un salto e troverete lezioni su come imparare a disegnare di tutto. È il nostro blog storico che esiste da più di 8 anni. Adesso ci aiutiamo un po' con lo sfumino. Poi facciamo un'altra ripassata. Ok, adesso lascio la 2B e prendo la 3B. Inizio a scurire le altre zone.
Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo disegno, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, se vi va potete seguirci sul nostro blog, sotto il video trovate il link per chi vuole imparare a disegnare e se volete potete seguirmi su Instagram su hashtag ubaldo.info. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!